E allora? Possiamo cominciare? Allora, buon pomeriggio, benvenuti a tutti, anche a quelli che sono arrivati da poco tempo e che non sono riusciti a seguire la prima parte della giornata. E, ringrazio voi per la partecipazione a questo evento, in questo ambiente così accogliente, e ringrazio il professor Alessandro Armando per aver accettato l'invito a partecipare a questo evento. Professore Alessandro Armando, penso che lo conoscete tutti, ma è un esperto nel campo, riconosciuto nel campo della cyber security, e se posso permettermi anche un amico in questa comunità scientifica. E quindi il professor, dico qualche parola soltanto per introdurlo, per quei pochi che non lo conoscono ancora. È un professore ordinario dell'Università di Genova. Dopo essersi laureato, aver conseguito anche il dottorato nell'Università di Genova in ingegneria informatica, insegna anche computer security, è anche direttore di un dottorato in security, vulnerability and risk, e è anche il referente di Ateneo sulla tematica della cyber security, e è anche fondato ed è anche direttore di un master sempre sulle tematiche della security presso l'Università di Genova, sulla data protection anche, oltre sulla security e la data protection, oltre a un master che già fa nell'ambito di una scuola per le forze armate, e tanti altri incarichi nella sua vita professionale, anche come ricercatore all'Università di Edimburgo, all'Università anche della Lorena. È stato anche cofondato anche il laboratorio, e dirige anche il laboratorio di intelligenza artificiale nel DIST, e attualmente ricopre la carica di vice direttore del laboratorio nazionale di cyber security, quindi del CINI, e in particolar modo, come si dice sempre, at last but not least, e ha anche l'onore e l'onere e l'onere non banale di essere il presidente del comitato scientifico della Fondazione Serix. La Fondazione Serix è il soggetto attuatore del partenariato esteso che Serix, che si dedica proprio alla ricerca, alla cyber security e alla tutela dei diritti nel cyberspazio. Il partenariato esteso rappresenta veramente una novità nel panorama nostro nazionale, e in particolare si può configurare come una comunità scientifica di tantissimi esperti di livello nazionale e internazionale che collaborano insieme. È veramente un esempio di una sinergia senza precedenti tra la parte pubblica e la parte privata, perché comprende università, scuole superiori, fondazioni, centri di ricerca e aziende. E si ricerca proprio su una tematica importante, in un momento come questo, dove la trasformazione digitale, l'intelligenza artificiale permeano tutti gli aspetti della vita praticamente, le strategie di difesa, i meccanismi di difesa realmente devono riadattarsi, devono evolvere verso un cambiamento radicale, dove la virtualizzazione, la softwareizzazione stanno facendo una deriva verso l'immateriale. Quindi ci sono veramente delle novità anche molto stimolanti, molto sfidanti. E prima di dare la parola al professor Armando vorrei ricordare un'altra cosa un po' particolare, che poco più di un anno fa, in questo stesso luogo, in questo stesso ambiente, si è tenuta una presentazione di questo programma, di questo progetto Serix, del partenariato esteso Serix, proprio in questa sede, e c'era stato in quell'occasione il professor Rocco De Nicola che aveva fatto questa presentazione. Ma a quel tempo, che era luglio del 2022, la proposta era stata appena giudicata. Quindi noi ci ritroviamo esattamente, diciamo, dopo poco più di un anno, nello stesso posto, ma vediamo veramente dopo un anno questo progetto come ha preso forma, ha preso vita. E quindi questo è importante. Perché è importante la disseminazione di questi eventi? Perché questi progetti, oltre ad essere un elemento importantissimo ovviamente della ricerca,
hanno anche l'obiettivo della formazione, ma soprattutto del trasferimento tecnologico. Quindi è importante riuscire a avere tante occasioni di disseminazione e di incontrare anche tutte le realtà, come le piccole e medie imprese, come le pubbliche amministrazioni, che poi potranno beneficiare di questi risultati. Anche perché noi sappiamo bene che questi soldi del PNRR sono soldi in qualche maniera presi a debito, sono i soldi dei nostri figli, dei nostri nipoti, no? E quindi è doveroso da parte nostra mettere in atto tutti gli sforzi e anche cercare di innescare questo volano, questo circolo virtuoso, per fare in modo che da un TRL basso, come quello di una ricerca, si arrivi, diciamo, a qualche cosa proprio di concreto, veramente sul territorio. Questo, diciamo, sicuramente è veramente importante. Non voglio quindi proprio rubare altro tempo e quindi lascio veramente molto volentieri la parola al professore, che ci illustrerà tutte le ambizioni, le sfide, ma anche la visione della cyber security, fino ad arrivare a degli spunti di concretezza nel mondo concreto. Quindi ricordiamoci che, come abbiamo visto un po' in questo contesto oggi, qui veramente è un ambiente molto accogliente. Tutte le cose anche stamattina si sono svolte in modo molto rilassato, prendendo dei piccoli tempi, ma poi magicamente fino adesso siamo ancora abbastanza in linea. Quindi se dovessero emergere anche le domande, teniamoci anche spazio per quello, perché l'idea è veramente di poter discutere in modo concreto di queste cose. Quindi grazie ancora e grazie ancora. Grazie mille Marina, grazie per la bella presentazione. Sì, grazie mille Marina per la bella presentazione e anche per aver inquadrato lo spirito con cui è nato Serix e sta operando Serix. È una bella opportunità ed è anche una grande sfida. È un'opportunità, come dicevi tu, sono soldi che diciamo dei nostri figli, quindi è una responsabilità molto forte che ci stiamo prendendo, no? Quindi io all'inizio ricordo la riunione di kick-off, quello che diciamo dissi, mi ricordo che ho detto è che prima avevamo la scusa o il pretesto che non c'era finanziamento come mondo ricerca, dicevamo non abbiamo finanziamenti tali che ci consentono di scalare e fare ricerca in maniera strutturata e in maniera più sistematica, e all'epoca dissi adesso la scusa non c'è più, non abbiamo più questo pretesto perché il finanziamento c'è e quindi abbiamo il dovere di realizzare questi obiettivi. Abbiamo dovuto però lottare con la macchina burocratica. Io ricordo, è passato penso i primi 3-4 mesi lo scorso anno, forse dal punto di vista professionale tra i peggiori della mia carriera, okay? Assolutamente non ho dubbi, perché sono stati terribili, cioè nel senso far partire la macchina. Benvenuto nella pubblica amministrazione italiana, caro. Veramente è stato, io un po' di esperienza l'avevo, ma così io proprio ci ho sbattuto il naso, diciamo, è stato veramente un periodo molto duro. Poi nel frattempo siamo riusciti a reclutare personale che ci hanno supportato nella gestione e pian pianino la macchina si è messa in moto e adesso possiamo alzare la testa a pensare veramente, diciamo, organizzare e strutturare la ricerca e fargli produrre i frutti. Difficoltà ovviamente ce ne sono ancora, ma la situazione è molto molto migliorata. Detto ciò, oggi il mio obiettivo è di presentarvi il partenariato e soprattutto la parte di, diciamo, l'impianto della ricerca e i frutti che contiamo che possa dare anche in termini di ricaduta di trasferimento tecnologico. Come ha detto Marina correttamente, diciamo, un approccio interattivo e informale secondo me è la cosa migliore. Io proverò a usare delle slide come traccia, ma sentitevi liberi di intervenire, anzi dare spunti e stimoli alla discussione che possono essere anche utili a noi per magari correggere il tiro su alcuni aspetti. Detto ciò, queste sono, diciamo, le informazioni fondamentali. Serix è un partenariato esteso
dedicato alla tematica su cyber security, nuove tecnologie e tutela dei diritti. Questa combinazione di cyber security da un lato e la tutela dei diritti, nuove tecnologie, una parola che diciamo vuol dire tutto, non vuol dire niente, ma le parole chiavi sono cyber security all'inizio e la tutela dei diritti. E questo indica un connubio che noi abbiamo sfruttato all'interno del consorzio, perché oltre ovviamente essere costituito da un backbone di ricercatori che si occupa di cyber security, abbiamo incorporato anche ricercatori di ambito giuridico, e questo è un arricchimento importante. E qui sì che c'è stata un'intuizione in fase di concezione di questo tema, perché effettivamente il tema della cyber security non è più un ambito tecnico, ma è, siccome è pervasivo nella società, e gli aspetti giuridici sono assolutamente importanti. Quindi un'interlocuzione con i colleghi che si occupano di questi aspetti è importante, ed è un grande successo. Devo dire che è un piacere lavorare con loro. Io ero un po' timoroso perché siamo, diciamo, antropologicamente piuttosto diversi, ma invece sta funzionando molto bene. Avete visto Andrea Simoncini questa mattina in discussione come sa interpretare bene e declinare bene anche i temi di tipo tecnico sugli aspetti giuridici. Soggetto attuatore è la Fondazione SERIX, una fondazione che è stata costituita ad hoc per il partenariato esteso, e che ovviamente ha l'ambizione di non solo realizzare il progetto, ma di andare oltre. Questo è uno degli obiettivi che abbiamo in cantiere e su cui stiamo arrivando alla metà del progetto, e chiaramente dobbiamo metterci la testa, e siamo stati purtroppo fino adesso molto distolti dal fare il startup della macchina, e ancora dobbiamo metterci la testa in maniera più convinta. L'inizio è stato 1 gennaio del 2023 e la durata complessiva è di 3 anni, quindi siamo, come dicevo, a metà strada. No, il finanziamento si completa lì. Quindi noi dobbiamo trovare un progetto. Quindi dobbiamo trovare il modo. È un progetto. Sì. Dati fondamentali sono: abbiamo organizzato l'attività di ricerca sulla cyber security e la tutela dei diritti, quindi c'è tutto il mondo della cyber security e di più ancora. Abbiamo però organizzato il tutto in 27 progetti di ricerca con degli obiettivi scientifici ben definiti e con una mappa che complessivamente garantiscono una copertura, a nostro avviso, piuttosto significativa di quello che è lo spettro della cyber security, ma su questo poi ci tornerò. Il progetto prevede il reclutamento di 126 nuovi ricercatori sotto forma di ricercatori di tipo A, per chi viene dall'ambito accademico, comunque sono ricercatori a tempo determinato con una durata di 3 anni rinnovabili, e uno degli obiettivi potrebbe essere appunto trovare anche i finanziamenti che consentano il rinnovo di queste posizioni al termine del progetto, quindi questo sarebbe estremamente importante. Questi, al allora, mercato, e poi arriva al mercato, e poi arriva al mercato. Questo sarebbe bello, è naturale, è naturale, anche sano che questi ricercatori, parte di questi ricercatori, vanno in aziende a contribuire a trasferire il know-how che hanno acquisito. Però sarebbe anche bene che il sistema della ricerca nazionale potesse trattenerne un po' per poter portare avanti queste attività nell'ambito della ricerca. Come previsto dal bando, più del 40% è dedicato e verrà speso nelle regioni del Meridione, e il 20% del budget, che complessivamente non menzionato esplicitamente, è un budget importante, sono 114 milioni di euro su 24 partner, e il 20% del budget è dedicato a bandi esterni, quindi saranno attività sia di ricerca fondamentale che verranno assegnati a soggetti esterni,
I vari, abbiamo già pubblicato tutti i bandi di ricerca fondamentali che sono o chiusi o in fase di chiusura, quindi a breve verranno giudicati e quindi questo ci consentirà di inglobare all'interno del progetto anche altri soggetti che si occupano di ricerca fondamentale, tipicamente altri atenei che non fanno parte del consorzio o altri enti di ricerca che non sono già parte del consorzio e che possono portare quindi le loro competenze all'interno del consorzio stesso. Inoltre il 6% del budget sarà invece dedicato alle aziende, quindi con l'obiettivo, si chiamano Innovation Open Call in questo caso, e saranno sono call pensate proprio a prendere, questa è diciamo, una cosa che abbiamo proprio concepito in fase di disegno della proposta, queste open call devono prendere i risultati, un numero selezionato di risultati di ricerca, quindi particolarmente promettenti dal punto di vista della ricaduta applicativa, e quindi prenderli in ingresso come un TRL relativamente basso e fargli salire il TRL in modo tale di avvicinare queste soluzioni al mercato. Quindi queste call di fatto verranno assegnate a aziende, piccole e medie imprese con una caratteristica di innovatività e di specializzazione piuttosto avanzata, questo è quello che mi aspetto, che avranno questa capacità di fare questo salto di TRL e le soluzioni della ricerca. Mi aspetto una partecipazione importante di start-up, spin-off universitari che hanno nel DNA, diciamo, portano dentro nel proprio DNA la capacità di fare ricerca e di applicarla in ambito industriale. Poi abbiamo anche previsto un 5% del budget per la realizzazione delle attività formative, senza grande fantasia l'abbiamo chiamata Cyber Security Academy. E qui l'attività formativa abbiamo dovuto poi correggere un po' il tiro in corso d'opera perché abbiamo scoperto che tra quello che avevamo scritto in proposta e che ci è stato approvato dal Ministero e quello che poi potevamo effettivamente fare non, c'era un po' di differenza, no? Quindi questo ci ha forzato a fare dei cambi in corso d'opera, ma l'obiettivo qua è di fare delle attività di formazione avanzata, quindi specialistica, quindi offrire alle aziende dei moduli formativi su tecnologie molto specifiche, e qui faremo anche un'analisi di mercato e chiameremo anche le aziende a manifestare i propri bisogni. Le aziende pagano o è tutto gratis? È tutto gratis, quello che è previsto qua è gratis, è finanziato al 100%. Okay? E poi anche faremo attività di promozione, di sviluppo, di spin-off universitari e via dicendo. E poi anche supporto alle scuole di dottorato, supporto ai master universitari, che sono tutte iniziative che noi come Accademia abbiamo fatto in questi ultimi anni. Marina menzionava il fatto che ho contribuito a portare avanti sia a realizzare dei master, col cappello del mio Ateneo, e ho anche dei dottorati, ma sono tutte cose che abbiamo fatto a mio avviso, ma non solo Genova, ma tanti atenei si sono fatti parte attiva nel costruire dei percorsi di formazione avanzati sulla cyber security nelle varie declinazioni, master, dottorato, corsi di laurea, ma l'abbiamo sempre fatto con le forze proprie, senza un supporto esterno. Adesso abbiamo l'idea con Serix di poter dare un aiuto alle università per poter potenziare questo tipo di attività formative che sono veramente importanti, perché poi sentiamo le aziende che si lamentano che mancano gli esperti, però bisogna, oltre a lamentarsi, bisogna anche poi fare delle azioni concrete, no? E si passa tramite dei percorsi formativi specialistici sul tema della cyber security. Quali sono i partner? Qui sono rappresentati i partner di natura accademica, a partire cioè l'Università di Salerno, che è il capofila, che è stato soggetto proponente, poi appunto c'è l'Università di Genova, l'Università di Bari, Ca' Foscari di Venezia, Sapienza, Politecnico di Torino, e poi ovviamente le università toscane che
sono, non ve ne mancano, certo, no? Quindi c'è il San particolare Sant'Anna e gli MT di Lucca, che sono dei centri di eccellenza molto, molto importanti. E poi abbiamo anche altri enti di ricerca, a partire dal Laboratorio Nazionale di Cyber Security del CINI, il CNR, il CNIT, che qua è ben rappresentato, la Fondazione Bruno Kessler in Trento e la Fondazione Ugo Bordoni. E poi abbiamo le aziende. Qui coinvolgere le aziende in un partenariato esteso di questo tipo non è semplice, okay? Per cui noi abbiamo fatto una scelta un po' draconiana di coinvolgere aziende di dimensione grande, perché si scendeva sul più piccolo, poi era difficile fare delle scelte, è molto imbarazzante, no? E quindi e penso che la scelta sia stata corretta. Perché era... collaborano, no, collaborano, non è sempre... Telsi no, sta capo... no, Telsi collabora, sì. No, ma la collaborazione c'è, cioè va un attimo, e come sempre c'è un differente, ci sono diversi sentire, no? Nei confronti della ricerca, questo lo sappiamo bene, no? Però Selix dà l'opportunità di mettersi intorno al tavolo a lavorare ai problemi comuni, questo è uno dei valori, ma non viene for free, bisogna lavorarci, bisogna lavorarci. E quindi però anche in questo ambito c'è una distinzione da fare, no? Perché sono aziende che erogano servizi di sicurezza, quindi in particolare Leonardo e Telsi, e ci sono e Deloitte, anche se ovviamente su piani diversi, no? Piani diversi, e ci sono altre aziende che sono fruitori di sicurezza, e sono fruitori molto sensibili, no? Eni, per fare inteso, c'è la società di cyber security sotto esatto, e anche Fincantieri ha una società del gruppo, anche Fincantieri è una società del gruppo che è eForce, che si occupa specificatamente di cyber security. Quindi i rapporti sono poi con queste società che sono proprio dedicate a questo tema. È chiaro, le differenze sono in questo ambito, perché queste società si occupano degli aspetti di operations della cyber security, non è che hanno una componente di ricerca, no? Quindi bisogna parlare con loro, ma è lì dove si imparano, dove sono i problemi sul campo, no? Per il ricercatore è importante anche sentirsi raccontare dove sono i problemi sul campo, le soluzioni che loro stanno utilizzando, sia con i vantaggi ma anche con i limiti che queste soluzioni offrono. Quindi questo è spunto per dare una direzione alla ricerca e vedere dove c'è l'opportunità di trasferire i risultati della ricerca, no? Perché noi abbiamo la tendenza come ricercatori, noi siamo bravi tecnicamente, quindi sviluppiamo le tecniche e poi tipicamente facciamo sempre un po' di difficoltà a trovare come applicarle, dove è opportuno applicarle. In questo caso, avendo allo stesso tavolo le aziende, possiamo anticipare questo processo e quindi nello sviluppo della ricerca già dare una direzione. Vorrei toccare questi quattro ambiti senza dilungarmi troppo, ma parlare della governance. È un oggetto complesso con 24 partner, vedete, di diverso tipo, di diverso taglio, e quindi la governance non è banale, e quindi abbiamo congegnato una struttura ad hoc. La ricerca, il programma della ricerca, l'innovazione e il training. Veniamo alla governance, questa è la struttura di Selix. La parte alta è abbastanza prevedibile, non faccio claim di innovatività, no? C'è un board of directors, che è il consiglio di amministrazione, l'assemblea generale dei soci della fondazione, l'advisory board e l'innovation board, questo è abbastanza tradizionale. Cosa interessante è questa parte in basso, che sono i cosiddetti spoke. Gli spoke sono 10 soggetti, e in particolare sono 9 università e il CNR, che si occupano di portare avanti i 10 temi portanti del progetto. E noi abbiamo fatto la scelta di
attribuire agli spook, per quanto uno spook è incarnato da un soggetto che ha una sua fisicità, quindi può essere l'Università di Genova, ad esempio lo spook 4 l'Università di Genova, però qui vedete non c'è scritto Università di Genova, qua c'è scritto un tema di ricerca. Quindi i nostri spook sono spook tematici. Il fatto che ci sia l'Università di Genova a portare avanti questo, questo tema è secondario. Quello che è importante è che in Serix c'è un capofila che si occupa di coordinare le attività di ricerca dedicate alla gestione, in particolare alla sicurezza dei sistemi operativi e delle tecnologie della virtualizzazione. Okay? Quindi abbiamo 10 temi, ambiti tematici che abbiamo ritenuto essere particolarmente significativi, particolarmente importanti, e abbiamo cercato di essere sistematici in questo. Ecco, io quello che ci tengo adesso a dire è che noi sì, siamo un anno e mezzo dall'avvio del progetto, ma di Serix noi sono 2 anni e mezzo che stiamo lavorando, no, perché noi siamo partiti un anno prima a lavorare a questo. Abbiamo fatto un'analisi di mercato, tra virgolette, brutto termine per parlare di ricerca di mercato, ma abbiamo analizzato quali erano le competenze sul territorio per capire dove aveva senso investire, dove c'era la massa critica per concentrare e fare uno spook su quel tema. Okay? Quindi le compiti a casa l'abbiamo fatto, e penso abbastanza bene, okay, da questo punto di vista. E quindi il risultato di identificazione di questi 10 temi è stato il prodotto di questo compito a casa che abbiamo fatto. E il compito a casa, siamo accademici, quindi ci piace studiare, ci piace analizzare, no? E guardare non partire dal foglio bianco, e siamo partiti dal SIBOC. Che cos'è il SIBOC? È il Cyber Security Body of Knowledge, un documento prodotto in ambito UK, ma con la collaborazione e partecipazione dei massimi esperti del settore a livello mondiale, che ha prodotto una mappa, ma anche una descrizione piuttosto corposa, che descrive i vari ambiti della cyber security in maniera comprehensive, no? In maniera abbastanza piuttosto esaustiva. E questa, diciamo, è la mappa del terreno su cui noi come Serix abbiamo ritenuto opportuno posizionarci, e sembrava il modo corretto di impostare. Come è organizzato il SIBOC, che vi invito, se non avete avuto modo di guardarlo, di leggerlo, vi invito a farlo, è organizzato, vedete, sono questi tre ellissi centrali che rappresentano le componenti più tecnologiche, più tecniche della cyber security. Adesso menziono solo qualche vedete, ci sono l'ellisse azzurra, prende il nome di system security, quella rosa infrastructure security, e quella violetta è invece software and platform security, con delle ovvie sovrapposizioni. Dentro ci troviamo dei temi molto ancora più specifici, no? Ad esempio qua c'è crittografia, sicurezza dei sistemi distribuiti, applied cryptography, software security e via dicendo, e ci sono delle ovvie sovrapposizioni tra questi tre ambiti. Okay? Oltre alle ellissi centrali ci sono questi due bracci neri esterni che rappresentano gli aspetti meno tecnologici, ma non per questo meno importanti, no? Cioè l'aspetto human, organizational and regulatory aspects, dove c'è l'aspetto legale, per cui dove operano i nostri colleghi giuristi, c'è l'aspetto di privacy e tutela e diritti online, e il fattore umano e risk management e governance. Okay? Quindi c'è il tema della compliance. E questo è un aspetto del braccio di sinistra. Il braccio di destra invece si occupa di security, quindi di operations, sostanzialmente security operations e in incident management, forensics, comportamento degli avversari, quindi threat analysis, cyber threat analysis e malware and attack technologies. Quindi questa è il punto di partenza. L'obiettivo nostro, abbiamo fatto questo censimento dove abbiamo coinvolto, qui ho avuto un ruolo centrale
il Laboratorio Nazionale di Cyber Security, che diciamo è già una sua dimensione, ha già ormai da diversi anni, da tanti anni, una sua dimensione nazionale, e abbiamo censito le competenze e chiedendo ai colleghi di mapparsi, di identificarsi in questa mappa. E il risultato ha portato all'identificazione delle 10 aree tematiche che abbiamo utilizzato come base per strutturare l'impianto di Serix. E li leggo, adesso qui non sono leggibili, ma leggo poi il dettaglio, ve lo presento dopo, ma quello che mi preme mostrare qua è la mappatura o la copertura che siamo riusciti a garantire. Abbiamo una copertura ovviamente molto buona sulla parte tecnica centrale, sulla parte tecnologica, molto buona sulla parte di data protection, governance e gli aspetti regolatori, un po' meno, ma secondo me come naturale aspettarsi, ma questo potrebbe anche richiedere delle osservazioni, delle considerazioni aggiuntive per quanto riguarda la parte di operations, che va molto per la maggiore per in ambito aziendale, no? Sull'aspetto di gestione degli incidenti, il monitoring delle infrastrutture, ma dal punto di vista ricerca è meno presidiato. Okay? Altro aspetto. Se tu fai l'applicazione intelligente artificiale. Esatto, e questo apre l'AI opera delle grosse opportunità. Grandi opportunità, ma a mio avviso anche se non gestita bene l'uso dell'intelligenza artificiale nella cyber security può essere introdurre anche grossi rischi. Quindi su cui però ci stiamo lavorando anche su questo. Poi ad esempio un altro aspetto, digital forensics, che è un tema molto importante in alcuni ambiti, a livello accademico purtroppo a mio avviso è molto poco presidiato, lo stiamo presidiando molto poco. Okay? E peraltro a livello nazionale abbiamo fior fiore di professionisti tecnici che si occupano di digital forensics, ma a livello accademico non abbiamo a mio avviso una controparte altrettanto forte, numericamente intendo, non sto parlando di qualità. Ok, questo è il dettaglio dei temi che a mio avviso vale la pena di menzionare uno per uno. Lo SPOC 1 diretto dal CNR, si occupa degli aspetti human, social e legal aspects. Lo SPOC 2 e l'Università di Salerno, tema di nuovo molto, ovviamente di grande attualità, quello del trust in misinformation and fakes, quindi strumenti per identificare attività malevole, fake news e di misinformation. L'Università di Cagliari ha una tradizione molto forte sulle tecniche di analisi degli attacchi e delle defense, in ambito soprattutto anche di AI, quindi studio degli strumenti di adversarial machine learning, cioè ovvero come ingannare gli strumenti di machine learning in modo tale che magari inquinando i dati o modificando l'input in modo tale da bypassare la capacità di classificazione degli strumenti di machine learning. Ormai saprete già, cioè, avete già visto, ci sono relativamente semplice fare con piccole modifiche a un'immagine che magari rappresenta, cioè ad esempio classico in letteratura, il tipico bus autoscuola che si usa negli Stati Uniti, che non si può confondere, no? Giallo enorme che viene dagli algoritmi di classificazione classificato come un autobus, e ci mancherebbe, ma facendo piccole modifiche all'immagine, quindi toccando pixel, pochi pixel, che non, di fatto per un umano non ha nessuna variazione, non è neanche percepibile, però questa piccola impercettibile variazione inganna l'algoritmo di machine learning che non classifica più quell'immagine come rappresentante un autobus, uno scuolabus, ma come uno struzzo. Okay? Questo la dice lunga. A me questa cosa inquieta molto, non tanto per l'errore sull'immagine, ma nel momento in cui noi, come spesso adesso si sta assistendo, che l'AI si propone di usarlo ovunque. Okay, per qualunque ambito applicativo, a partire dalla cyber security, dove c'è un grande bisogno di automazione,
ok? Ma e va bene, usiamo AI, ma usiamole verificando che sia a sua volta sicura, perché altrimenti rischiamo di introdurre un'infrastruttura, rischiamo di fare un disastro, no? Perché introduciamo una tecnologia che pensiamo ci metta in sicurezza, ci dà un falso senso di sicurezza e facciamo un disastro. Quindi questo non vuole essere, no, quindi non vuole essere una critica all'uso delle AI nella sicurezza, è un warning, ma molto forte, sul fatto facciamolo, ma studiamo bene a fondo quello e capiamo quali sono le implicazioni di quello che stiamo facendo. Quindi questa è un'attenzione che a mio avviso dobbiamo... Come dice il professor Micali. Warning. Esatto. Ok, poi Operating Systems and Virtualization Security, vabbè, questo tema della virtualizzazione ormai è pervasiva nei sistemi distribuiti, gli aspetti di sicurezza ovviamente offrono dei vantaggi dal punto di vista della sicurezza, ma anche qua bisogna sempre stare attenti con un occhio a quali possono essere le implicazioni dal punto di vista della sicurezza, quindi, perché poi purtroppo il diavolo sta nel dettaglio, no? Quindi bisogna andare a analizzare questo, e qui stiamo facendo dei lavori molto interessanti, peraltro c'è qua Giuseppe Bianchi che partecipa, contribuisce in maniera significativa a questo, in questo ambito, a questo SPOKE, con un progetto sulla sicurezza del 5G, ecco, questo mi sono dimenticato di menzionare all'inizio, ma per me è veramente molto importante, motivo d'orgoglio che all'interno di Serix ci sia anche una componente molto forte, ben rappresentata da Giuseppe, di colleghi di telecomunicazionisti che, pur avendo un progetto dedicato che è il progetto Restart, che è un progetto partenariato esteso sulle tecnologie di telecomunicazione della nuova generazione, però i colleghi telecomunicazionisti, visto il tema della softwareizzazione, la virtualizzazione del 5G, hanno accettato il nostro invito di venire da noi, lavorare con noi su questo tema, perché chiaramente la sicurezza del 5G non è disgiunta dalla sicurezza della virtualizzazione che stiamo affrontando in questo tema. Quindi dentro lo SPOK 4 ci sono i colleghi che si occupano della sicurezza del 5G, si occupano quelli che si occupano della sicurezza delle infrastrutture, delle tecnologie di containerizzazione, e si lavora assieme a scambiarsi idee e soluzioni. Università della Calabria si occupa di crittografia sistemi e sicurezza dei sistemi distribuiti, temi come l'identità digitale, in particolare come gli strumenti crittografici, gli algoritmi crittografici di nuova generazione, attribute based encryption, crittografia omomorfa, può supportare ad esempio nuovi scenari applicativi in ambito ad esempio della gestione dell'identità, o diciamo alla distribuzione ad esempio dare un consenso o diciamo contribuire a trasmettere delle autorizzazioni in rete, no? Tema se io devo dare una delega a un'operazione, questo deve essere fatto in maniera che sia tracciabile, che sia sicuro, eccetera eccetera, sono tutti temi molto importanti che devono essere affrontati bene dal punto di vista anche fondazionale, no? SPOK 6, Software and Platform Security, qui il problema della sicurezza del software, problema che l'abbiamo dalla notte dei tempi, ma è un problema indecidibile, il problema il software non si è certo semplificato, si è complicato, e il problema è a qualunque livello, no? Dall'analisi del singolo algoritmo all'analisi di invece sistemi estremamente complessi, e gli strumenti che abbiamo sono aumentati di potenza, strumenti di analisi statica del codice, analisi dinamica del codice, software test, security testing, eccetera eccetera, ma rispetto alla complessità del software, gli strumenti, cioè, c'è da lavorare per le prossime 7-8 generazioni e non si arriverà mai alla fine. Quindi però è estremamente importante avere strumenti e metodologie per sviluppare software non sicuro al 100%, ma certamente per abbattere la probabilità di presenza di vulnerabilità all'interno del software. E qui è capitanata da Ca' Foscari
che certamente è leader in questi, in questo, questo argomento in ambito, in ambito nazionale e non solo. Politecnico di Torino Infrastructure Security, quindi protezione delle infrastrutture critiche, c'è un progetto gestito da Polito che si occupa in particolare di studiare strumenti e metodologie a supporto dell'implementazione del, ad esempio, del perimetro nazionale di cyber sicurezza, che è un progetto nazionale bello, ambiziosissimo, per fare, che consente e che richiede che ACN faccia un censimento delle infrastrutture critiche, e ha chiesto ai soggetti che sono dentro il perimetro di fare un risk assess, una valutazione del rischio, oltre che un inventory degli apparati e del software che loro esercitano, e però richiede di fare un cyber risk assessment. Questo, ci sono tante metodologie per fare il cyber risk assessment, ma quando si fa, e tipicamente la normativa prevede che sia il soggetto nel perimetro che scelga la metodologia di cyber risk assessment. Okay? Quindi c'è un ambito, cioè parecchia discrezionalità da questo punto di vista, che è un bene da un lato perché consente alla normativa di adattarsi alle specificità degli vari ambiti, ma se mi mettete nei panni di colui che deve fare il cyber risk assessment per la propria azienda che è nel proprio perimetro, è anche un motivo di preoccupazione, perché l'ho fatta sufficientemente bene, okay? Ho usato bene la mia discrezionalità, perché siamo nel perimetro nazionale, se succede il patatrac io devo essere nelle condizioni di poter dire che io ho fatto i compiti a casa bene. Okay? Quindi questo è il progetto fatto dentro lo SPOC 7, serve obiettivo ambizioso di costruire metodologie e strumenti a supporto della costruzione del perimetro nazionale di cybersicurezza. Risk management e governance, tema ovviamente molto importante, dove le aziende sono particolarmente sensibili, questo tema è capitanato dall'Università di Bologna, e qui c'è tantissimo lavoro da fare, e potete immaginare l'interesse delle aziende su questo tema. Okay? Università di Roma si occupa specificatamente di progetti legati alla digital transformation, e l'Università di Milano su data governance e data protection, quindi tema ovviamente molto importante, con tutti i risvolti anche di management e di governance, e anche di tutela dei diritti, ovviamente, per strumenti che consentano di fare l'enforcement di politiche di privacy. Okay? Va bene, questo dà un po' un quadro di quello che bolle in pentola e di come è strutturato l'attività di ricerca all'interno del progetto. Come i singoli progetti di ricerca sono realizzati secondo la best practice, su cui noi come Accademia un po' di esperienza l'abbiamo, no? Non è che nel senso che non è stato difficile, perché anche ai colleghi dire scrivete un progetto di ricerca che ha degli obiettivi ben definiti, un work plan, risorse, principal investigator, non dovevamo spiegarlo, quindi ciascuno ha fatto il proprio compito a casa e è stato definito questo però non è scontato, quello che voglio dire. Che, come progetti europei. Come, esatto, abbiamo qui diciamo... Quello è il modello, no? È quello il modello, e qui devo dire che la partecipazione nei decenni scorsi ai progetti europei e i suoi frutti li ha dati. Siamo tutti quanti educati. E siamo tutti, esatto. Però voglio dire... Non è un risultato scontato, è bello anche constatare che effettivamente lì ha funzionato, abbiamo schiacciato il bottone e sono arrivati i progetti come dovevano arrivare. E che le risorse dispiegate sono di due tipi, personale già strutturato, già quindi in forza ai soggetti, e quindi che sono i partner del progetto, e anche i nuovi ricercatori che abbiamo reclutato. Questo ha richiesto la fase, ha introdotto un po' di ritardo, perché
qui purtroppo invece l'Accademia non è particolarmente veloce nel reclutamento, dobbiamo fare i bandi, farli approvare, fare tutto il processo, tutta la parte di concorsuale, poi c'è la chiamata e questo. Dal momento che si parte, dal momento che la persona prende servizio, il vincitore prende servizio, passano 6 mesi, okay? Quindi questo per darvi l'idea delle difficoltà che ci sono. E ovviamente non potevamo partire prima della data di partenza del progetto, quindi il primo ricercatore è arrivato al mese 6 del progetto, okay? Il primo, quelli che sono arrivati un po' dopo sono partiti il mese 10, quindi questo ovviamente è con tutto ciò che consegue in termini di difficoltà di rendicontare le spese. E poi la possibilità di inserire e beneficiare di coloro che si aggiudicano le open call, cioè i bandi a cascata che, come dicevo prima, abbiamo già bandito e siamo già in fase di assegnazione, però qui con un ritardo conseguente, no? Nel senso che adesso siamo partiti, il progetto è partito al gennaio del 2023 e stiamo assegnando i primi bandi a cascata adesso, e quindi abbiamo i nuovi partner che arrivano, quindi siamo quasi a metà progetto, okay? Certo, avevamo previsto che ci sarebbe stato del ritardo, che sarebbero partiti, ma la nostra stima è che sarebbero partiti al mese 9 e invece siamo al mese 15, okay? Queste sono le difficoltà che menzionavo all'inizio, che avevamo all'inizio consapevolezza che dovevamo far veloci, ma dovevamo far partire la macchina, e è stato parecchio parecchio difficile. Però allora innovazione, allora qui l'idea ve l'ho già anticipata, l'idea nostra è un progetto di ricerca questo, ok? Il partenariato steso, il focus, la maggioranza del finanziamento è dedicato alla ricerca fondamentale, ok? Però non deve essere ricerca fondamentale, cyber security è una disciplina applicata, quindi deve essere direzionata verso le applicazioni, verso una ricaduta applicativa, per cui la parte di innovazione c'è ed è importante, e non è concepita semplicemente facciamo cose e poi facciamo fare delle spin-off. No, l'idea è, come vi ho anticipato all'inizio, l'innovazione deve essere focalizzata a prendere i risultati della ricerca e portarli sul mercato, okay? Quindi ci saranno delle call ad hoc pensate per aziende, quindi non ricercatori, potrebbero esserci degli ex ricercatori, perché no, che però sono incardinati dentro aziende che dovranno occuparsi di prendere i risultati della ricerca, quindi tirarli basso e portarli verso il mercato. Ci sarà del finanziamento per ricerca industriale, per sviluppo precompetitivo e via dicendo, secondo gli schemi classici dei finanziamenti europei. Inoltre, ovviamente, l'idea di supportare lo sviluppo di nuove idee, quindi anche l'idea di, abbiamo, questa è una cosa interessante che pubblicheremo fra non molto, di identificare delle challenges in cyber security. Quindi qui una parte in alto, diciamo, prendiamo le società, le aziende prenderanno in input i risultati di ricerca e dovranno fargli fare il salto, ma il tema in qualche modo è già fissato. Qui invece l'idea è di fare delle challenges, diciamo, ci sono le challenges che non so, Quantum Crypto, Quantum Key Distribution, ne butto lì una così tanto per fare un esempio, e se qualche azienda ha un'idea importante che vuole sviluppare, che ha del potenziale, la proponga, la valuteremo e ci sarà del finanziamento, se sarà considerata effettivamente con delle buone possibilità di successo, Serix la finanzierà e darà anche per quanto possibile. È la parte più difficile, ovviamente. E ovviamente ci sarà il supporto anche dei ricercatori che si occupano di quell'ambito, ok? Training. Sul training qualcosa ho già menzionato all'inizio, qui in maniera più sistematica, l'idea di non sovrapporsi all'offerta formativa già messa in atto dai vari atenei, ma di integrare e supportare, quindi dare
la possibilità di finanziamenti all'Accademia per organizzare corsi specialistici per i dottorati, ovviamente aperti anche a ricercatori fuori dall'ambito nazionale, anche stranieri, perché no, anzi un modo per far conoscere quello che stiamo facendo, supportare dei master di livello universitario che sono magari già in atto, e quindi l'idea qui magari è di organizzare dei corsi, dei moduli formativi che magari i master attuali non coprono, magari sulla governance, magari sul risk management. Sono temi che magari le singole accademie non riescono a coprire bene, li possiamo organizzare a livello di sedi, e poi magari supportando e pagando i docenti i quali possono andare presso le varie sedi a fare il corso. Quindi è un modo per potenziare in maniera fattiva l'offerta formativa dei dottorati. E poi anche delle lezioni specifiche, sia anche per studenti dei nostri corsi di laurea, ma anche per gli studenti di dottorato, eventualmente anche già per dei dottori di ricerca, dedicati all'entrepreneurship. Qui, secondo me, a livello nazionale, facciamo fatica, no? Facciamo fatica terribile. C'è niente. Esatto. E lo vedo, ma non c'è niente. Ma un problema, io a mio avviso, è un problema anche culturale, nel senso che i nostri studenti sono bravi, studiano, ma gli manca, ma come mancava a me alla loro età, gli manca lo spirito imprenditoriale, quello di mettersi in gioco. Secondo me è un problema culturale, non è un problema dei ragazzi, è un problema delle famiglie e via dicendo. Quindi qui vuole essere un contributo a fare mettere la testa ai ragazzi che il bagaglio di conoscenze che hanno acquisito negli studi universitari certamente può servire per andare a prendere un posto di lavoro in qualche azienda, ci mancherebbe ancora, ma si può e si devono mettere la testa sulla possibilità di fare impresa, di mettersi in gioco, di rischiare, no? E quindi fargli vedere ad esempio come si fa un business plan, che certamente noi università non glielo insegniamo, okay? E fargli vedere quali sono gli strumenti, no? Quindi non vuole essere formare degli imprenditori, ma mettere un seme, no? Buttare un seme. Come gestionali a Milano. Esatto. Però il tipico studente di informatica fanno zero, no, di questo, e quindi questo però vuole andare. Come tecnico sono dei gestionali che... Certo. Guardi, io sono gestionale di Roma, però. Io sono gestionale di Roma. Io sono gestionale a Roma, eh. Mica Milano. E poi dei corsi anche specialistici, non pensati ai nostri studenti o neolaureati, ma a personale già inserito nell'azienda. Se un'azienda manifesta un'esigenza specifica, non stiamo parlando di awareness, okay? Non stiamo parlando di usare l'antivirus o di essere attenti a usare un browser, no, se un'azienda richiede magari delle conoscenze di applied crypto, noi abbiamo a livello accademico persone che sono esperte di questo, e quindi Sedix può offrire gratuitamente l'erogazione di corsi specifici, okay? Però non andiamo a fare awareness, per cui ci sono N aziende che offrono già awareness. Noi andiamo a offrire quel prodotto che noi possiamo erogare, che è un prodotto altamente specialistico, a mio avviso, di cui c'è bisogno in determinati contesti industriali, inclusi ovviamente gli aspetti legali. E poi un altro aspetto non meno importante è quello di supportare, addestrare gli addestratori. Quindi se sia in ambito aziendale, sia in ambito anche della formazione pubblica, possiamo certamente erogare dei corsi che aiutino i formatori a preparare meglio, arricchire, migliorare, aggiornare i loro percorsi, le loro offerte formative. E certamente qui è un'azione che faremo. Bene, questo più o meno completa la presentazione. Se ci sono domande, ovviamente sono a disposizione, mi fa molto piacere poter rispondere.
Prego. Dalla sua gradevole presentazione chiederei una maggiore spiegazione rispetto alle ricadute che ha questo progetto rispetto alle pubbliche amministrazioni, quali pubbliche amministrazioni, quali settori, e magari anche, perché chiaramente ci sono investimenti del PNRR anche in altri settori, diciamo, che possono essere collaterali alla cyber security. Mi riferisco in particolare, io lavoro nell'informatica della sanità toscana e abbiamo un grosso progetto di cyber security, secondo me, e quindi sarà per forza molto operativo perché sarà costituito da gente che lavora nel capitolato, insomma, erano fatte specifiche, verranno date da gente che operation e con nessun legame con la ricerca. E quindi un progetto di questo tipo sarebbe stato bello anche poter, so che i tempi sono stretti, perché sono anch'io dentro questi tempi stretti, chiaramente i progetti che devo fare, però un progetto di questo tipo potrebbe dare contributi fortissimi a altri progetti simili per, che sono in corso oppure possono esserci anche nei prossimi anni, non c'è solo il PNRR, adesso il PNRR. Io per esempio sto parlando di un progetto di 17 milioni di euro di tutta la regione toscana, di tutta la sanità toscana, dove ci dovremmo dotare di cyber security, e lo dico purtroppo con gli hacker, registriamo questa video, lo dico. Dico soltanto che la sanità toscana ha molto bisogno di strumenti di cyber security, dico solo questo. E quindi, ecco, volevo capire un po' meglio se, quali sono gli ambiti della pubblica amministrazione in cui si possono utilizzare i risultati o il supporto di questo tipo di progetto, e se in particolare se c'è qualcosa nei confronti della sanità, che comunque chiaramente ha finanziamenti sulla cyber security, sono separati, questo deve essere molto presente. Che il PNRR non può andare a... però qui si è messo un po' un ambito separato, certo. Questa ricerca. Sì, esatto. No? Allora, chiaro, l'enfasi di Serix è sugli aspetti di ricerca, però questa domanda è molto buona e mi permette di enfatizzare un aspetto. Io quello che vedo da un punto di osservazione privilegiato, perché vedo tutti gli SPO che quello che stanno facendo, vedo le competenze in campo e vedo anche gli atteggiamenti da parte dei colleghi. A mio avviso, se c'è un'esigenza specifica, adesso non, sinceramente non penso che un risultato della ricerca sia direttamente applicabile, che produrremo in Serix sia direttamente applicabile in ambito sanitario, in ambito della pubblica amministrazione, però quello che vedo, sono convinto, è che se c'è un'esigenza specifica, e l'esigenza della regione toscana non è, posso dire, non è solo della regione toscana, è un'esigenza pervasiva, ok? Abbiamo competenze specifiche, ad esempio sicurezza delle applicazioni web, sicurezza delle applicazioni mobile, per farne penetration testing, analisi statica del codice, analisi dinamica del codice, sono tutti i problemi che lei che opera in questo, sono temi che ci si scontra tutti i giorni. Abbiamo ricercatori che su questi strumenti, su queste tecnologie sono sul pezzo, quindi se avete un'esigenza, anche a livello di avere diciamo, e delle indicazioni su quali sono le tecnologie da usarsi o magari da evitare, eccetera, eccetera, contattateci. Molto volentieri, anche senza necessariamente dover formalizzare niente, ci facciamo una chiacchierata e se possiamo contribuire. Se poi possiamo nasce una collaborazione più strutturata, volentierissimo, ok? Ma io trovo, come dicevamo all'inizio, è doveroso. No? Ok, cioè. Sì. Ok. Grazie, no, volentieri. Grazie. Okay. Le pubbliche amministrazioni rappresentano poi di fatto in molti casi anche proprio un caso d'uso di partenza, anche per esempio in questi bandi a cascata, magari che saranno piano piano sempre più avviati,
avere accanto alle aziende anche per esempio una pubblica amministrazione che può offrire il caso d'uso proprio per un'applicazione concreta, pur senza lavorare proprio così direttamente. Il caso d'uso è qualcosa che sicuramente offre un livello di concretezza prezioso, certo, per questo. Prego. Scusi, sono arrivato ora, ma faccio dal punto di vista istituzionale, la regione, se chiede una collaborazione anche formalizzata col partenariato, sì, la risposta anche senza completare è sì. No, aspetta, vediamo se hai indovinato la seconda parte. Con le risorse a disposizione del finanziamento COVID del partenariato, perché se la regione deve portare altre risorse diventa un problema, non perché lo vogliamo pagare, ma la questione è proprio di. Ma allora, nel momento che si portano avanti attività diverse rispetto aggiuntive o complementari a quello che abbiamo, quindi noi abbiamo, lì l'obiettivo nostro è fare ricerca, okay? Se un soggetto come la Regione Toscana ci contatta e dice ci piacerebbe esplorare l'applicazione o il trasferimento tecnologico sulle nostre infrastrutture, avendo sinceramente le intersezioni di Uber alla puntata. Vabbè, ma questo no, no, era il mio mestiere, mio è far calare la architettura istituzionale. Assolutamente. Prego. Una domanda prima che a me sul fatto, al di là della legge di ricerca, che è insomma, nella seconda parte vediamo che la fondazione ha tutta una serie di altri compiti, no? Come quelli appunto di cercare di trasferire questa conoscenza, no? Sì. Startup, quella di provare a creare imprese, quell'attività lì come si immagina verrà fatta in questo, il territorio, le regioni, dovranno essere coinvolti? Questa è la sfida. Perché allora, per esempio questo luogo, per fare un esempio, è un luogo che diciamo attira questa tipologia di soggetti. No, mi inserisco, siccome questa è la parte più il core business nostro, quello che stiamo vedendo a livello nazionale, gli altri partenariati, qualche perplessità ce la pone, quando vediamo i bandi che stanno, alcuni ci hanno chiesto un sostegno, eccetera. Qualche perplessità sull'efficacia di quel modo di fare bandi così dispersivi, così distribuiti, così generici. È la parte più difficile. Mi rendo conto che non è il vostro mestiere come fare ricerca, però almeno in Toscana vi si può dare la mano per convogliare. No, no, infatti io lì oggettivamente. Però so che è un tema delicatissimo, perché ho parlato anche un COVID, ma anche per come l'abbiamo impostata noi, che a mio avviso è molto, molto bella e molto ambiziosa, però si rischia di scontrarsi con una difficoltà. Tre anni sono pochi, devono essere sei per fare quello che dice lui. Quindi ci dobbiamo scontrare con un limite di questi soldi che ci hanno dati da loro. Però siamo a disposizione. Però esatto, però cerchiamo di fare. Cerchiamo di fare squadra dove è possibile, no? Perché noi adesso avremo bisogno. Allora, i bandi che abbiamo fatto per la ricerca fondamentale sono stati relativamente facili, perché l'audience è molto strutturata, è conosciuta e molto strutturata, sono atenei, sono centri di ricerca, non c'è una platea molto ampia. Quando si tratta invece di fare i bandi innovativi, dove dobbiamo andare a intercettare piccole e medie imprese ad alto contenuto tecnologico, e qui abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno del territorio, okay? Quindi adesso appena usciranno i bandi ovviamente vi contatteremo, voi come le altre regioni, Confindustria, abbiamo già interlocuzione con Confindustria per andare a disseminare, a raggiungere possibilmente tutti. Perché approfitto per l'altro tema che sta venendo fuori anche nel disegno strategico dei partenariati, che è la scarsa connessione tra i grossi player che fanno parte, diciamo, fondante, e tutta la catena di fornitura. Cioè c'è una separazione, non c'è un tutoraggio, un accompagnamento, una commessa dei grossi che stanno dentro i partenariati rispetto a sviluppare una catena di giornata. Che sarebbe un valore aggiunto su anche il vostro disegno, tutti, anche sul Made in Italy, sto vedendo, eccetera. Che sarebbe un valore aggiunto in una regione come la Toscana, e credo anche Liguria, in cui i grandi player ci sono. Abbiamo grossi, importanti fette di piccole e medie imprese che stanno lungo la catena del valore dello sviluppo di software, però se non hanno una commessa, da soli reggono poco. Però noi l'abbiamo pensato, questi bandi innovativi sono
diciamo, sono molto, diciamo, il target sono, a mio avviso, spin-off o PMI molto innovative. Ok, quindi diciamo non ci viene una grande azienda, sia anche per volume, perché non siamo parlando. Abbiamo come riferimento, nel senso, altrimenti stanno nel vostro partenariato per attività biologi, sì, senza far crescere un sistema di PMI dinamico, in cui ti ricordi un po' più critici, rispetto alla Liguria. No, ma questo no, chiaramente no, sta toccando un tema ovviamente molto molto difficile, no? Però anche lì il valore potrebbe essere del partenariato e poter mettere in virtù di questi progetti innovativi, poter anche mettere in contatto le piccole e medie imprese innovative con le grandi imprese, perché poi quando si parla di cyber security il mercato non è facilmente accessibile, quindi il Serix può fare da camera di compensazione da questo punto di vista, però può farlo, farlo vedremo. Okay. Sicuramente grazie a lei, grazie a voi. Comunque sicuramente la sfida è veramente enorme, questa del trasferimento tecnologico, però un piccolo seme di fiducia è che qualche cosa sta cambiando, cioè questi partenariati estesi sono uno strumento completamente nuovo rispetto al passato, infatti tutte le regole sono un po' cambiate anche in corsa, questa è un po' la difficoltà di mettere in moto questa macchina, no? Però già che cosa sta succedendo anche a livello stesso all'interno del partenariato, dove ci sono tante università, tanti centri di ricerca eccetera, viene dato valore anche alle pubblicazioni, non delle singole università o dei singoli enti, ma quelle che vengono realizzate insieme. Anche questa non è una cosa scontata, perché un po' una tendenza all'individualismo in passato c'era, no? E invece questi partenariati stanno creando un'opportunità di avere una sinergia tra pubblico e privato, anche perché appunto anche tra università, che effettivamente in passato non c'era. Questo è un primo segnale importante di una collaborazione un po' diversa, che esca un pochino fuori dalle righe rispetto al passato. E sulla scia di questo si deve uscire dal partenariato e andare a incontrare veramente questi eventi, anche così piccolo, semplice come questo che c'è stato oggi, è proprio già una piccola modalità di uscire e di incontrare, di seminare questi. E bisogna continuarli a fare in questi 3 anni, perché bisogna parlarne e creare, e poi le cose in qualche maniera verranno anche fuori, però bisogna crearle, e questi centri di competenza, queste sono dei luoghi preziosi di incontro. Sì. E sono, se posso, no, su questo punto, a mio avviso l'intervento che ha fatto il collega della regione Toscana, secondo me è importante il cambio di paradigma che il partenariato esteso consente di fare, perché la regione Toscana prima di 2 anni fa si sarebbe rivolta probabilmente all'Università di Pisa, all'IMT di Lucca, a FUB, per un'esigenza specifica che certamente rappresenta punti di eccellenza, ma non è detto che rappresenti l'eccellenza su tutti i possibili temi. Okay? Qua con Serix abbiamo un'opportunità, quella di, nel senso che abbiamo una cabina di regia e abbiamo mappato le competenze, quindi nel momento che mi fa richiesta un'esigenza di fare un'analisi statica di codice di questo tipo, io ricevo questa richiesta, mi giro, parlo al comitato scientifico, innanzitutto so già più o meno chi se ne occupa, non devo neanche parlare al comitato, chiamo i colleghi che so che saranno a Venezia, saranno a Bologna, saranno al Politecnico, ma so chi contattare. Questo a mio avviso è un game changer, perché avete un'interfaccia unica, non avete 40 università con cui dover selezionare, che di fatto è difficile sapere. Dovrebbe essere permanente. E dovrebbe non essere, certamente. Questa è l'ambizione. Questa è l'ambizione. È esatta questa, certo. Una fondazione. Ma c'è già. La fondazione è già. Questa è l'ambizione. se mi posso permettere di aggiungere una cosa, ovviamente Serix è finanziato dal MURE, quindi è ricerca. È chiaro che per certi problemi della pubblica amministrazione servirebbero delle strutture operative,
che noi non possiamo, penso, mettere in campo qui. Ci sono altri fondi però che dovremmo esplorare. Sì, esatto. Però il concetto è che qui si fa ricerca, si fa innovazione, non si fa al momento operazione, nel senso l'operazione noi non possiamo prendere, fare dei pen testing o delle analisi a larga scala. Lo dirò dopo, ci mandano in galera se non facciamo. No, ecco. Però possiamo, ecco, possiamo essere. Possiamo dare le competenze. Possiamo dare le competenze, possiamo accompagnare verso un processo di pen testing, no? Nel senso, se voi volete anche già sperimentare, per dire, col pen testing, noi abbiamo ragazzi nei vari laboratori che possono già simulare, provare a fare già un pen testing sulle vostre infrastrutture. E così vedete di che si tratta, vedete, e questo potrebbe essere utile per poi magari fare un programma di progettare un programma di pen testing strutturato, e qui di nuovo vi possiamo accompagnare. Poi a regime noi non facciamo operation, ok? Però possiamo accompagnarvi in questo processo, questo sì. Nel procurement anche, a mio avviso, esatto. Procurement è estremamente importante. Cioè, quando dovete acquisire uno strumento di, non so, un CM, no? Uno strumento per monitorare le infrastrutture. E scrivere le specifiche o valutare i prodotti che vengono, non è banale. Non è banale neanche per uno specialista, uno che lavora, cioè, ok. Quindi, qui di nuovo, un servizio che a mio avviso noi possiamo dare, perché abbiamo specialisti. Cioè, okay. Cioè, la mia domanda era, la votazione di fare, cioè, di mettere a disposizione se è possibile farlo, tutti quello per male. Le conoscenze e le competenze, per esempio il CM, ovviamente il CM è uno dei componenti fondamentali che dobbiamo acquisire in questa parte. Se c'è chi sta lavorando, quindi ha competenze probabilmente più avanzate sicuramente dal punto di vista teorico, ma forse anche Rari, secondo me sarebbe un'utile collaborazione tra la pubblica amministrazione in questo caso. E gli ambienti di ricerca. Mi pare così, la mia sensazione, però magari mi sbaglio, è che questo rapporto è più stretto verso il settore privato, il mondo della ricerca, che pubblica amministrazione. Non necessariamente. Abbiamo collaborazioni, in questo momento non in atto con Seris, ma come mondo dell'Accademia, con la pubblica amministrazione, anche molto forti, molto. Quindi no. Direi che si Alessandro, può fare. Complimenti, bravo. Purtroppo. Grazie ad Alessandro, grazie anche veramente a tutti voi perché avete reso questa sessione molto interattiva, molto vivace. L'augurio è di poterci rincontrare presto qui, come abbiamo fatto già poco più di un anno fa, e rivederci ancora per continuare questo dialogo. In realtà adesso, se ci trasferiamo nell'altra sala, in realtà in qualche modo continua esattamente. Grazie ancora a tutti e buona serata.